Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua. Il Corso Italia ritorna come prima, a doppio senso. Felici e contenti i commercianti, contenti anche le persone che vanno in autobus, perché finalmente ritornerà, cari, si ripristina di nuovo il servizio come che era prima con l'autobus che andava verso la stazione. Invece così, questi poveri personaggi, persone che devono prendere l'autobus, devono fare il giro del globo per andare a prendersi un autobus. Bene, adesso lasciamo il servizio, che sono in autobus e sto riprendendo il ritorno alla normalità. Le macchine sono già per giù. Beh, comunque io noto che c'è già più traffico, perché adesso avendo fatto il senso inverso c'è più movimento, però dicevano certi commercianti che farlo adesso in questo momento non era opportuno. Comunque io vi faccio vedere almeno il ritorno alla normalità. Guardate un po'. Poi il bello, io spero che gli autobus cominciano a tornare in verso giù, anche per la gente anziana che prende gli autobus e deve fare il giro veramente, veramente dal Corso, andare in via Duca d'Aosta. Guardate un po', questo lavoro da 50.000 euro. Vediamo fino a dove che l'hanno già fatto. Comunque sono stati veloci. E Zotti non mi ha detto niente, ma guardate un po', lui non mi ha detto niente, che qua hanno già lavorato, già fatto tutti i lavori. Ormai è fatto fino su allora, eccolo qua. Adesso l'unica cosa è il ritorno dell'autobus, perché adesso ho fatto il servizio, ho visto che si va giù per via Duca d'Aosta, però qua siamo tornati alla normalità. Ecco qua, vediamo un po'. Fermata, vediamo un po'. Ah, dall'altra parte ancora che non va. Se non ci fossero quelli lì, perché pagarlo? Eccolo qua. L'unico posto è questo qua. Bon, va bene, allora, cari amici, io chiudo qua, siamo tornati alla normalità. È un regalo natalizio, però che è costato un po' caretto, Bono, vi saluto e ci vediamo alle prossime. Speriamo che l'autobus ritorni a funzionare come prima. Ricordatevi giorno 16 che c'è lo sciopero generale e l'autobus non funzionerà. Però forse speriamo, io chiederò a Zotti se lui come al solito guiderà lo stesso l'autobus. Vedremo un po'. Ciao a tutti. La seconda parte. Qua stanno lavorando, vedete che ci sono già tutte le tabelle. Vedete? Stanno lavorando perché la strada torna come che era prima. Vedete? Qua stanno lavorando. La strada principale, quella della stazione verso su, hanno già programmato, sono già le macchine che vanno su e giù. E adesso manca questa zona qua, che stanno lavorando fino laggiù in fondo. Vedete? Comunque il vialone cambia volto, mi sembra molto meglio. Mi dispiace per le biciclette, però il doppio senso va molto meglio anche per gli autobus, per la gente anziana, per gente che prende l'autobus. Ecco, questa è una cosa molto importante. Vedete che non ci vado a sbattere qua. Stanno lavorando in un modo pazzesco. Ci sono tanta gente, però basta cambiare le varie segnaletiche e dopo porteranno via anche i vari viali, lì via Diaz. Guardate un po'. Così quella macchina che ha girato a destra, che doveva casomai girare a sinistra, invece di fare il giro del globo, alla fine va direttamente giù in stazione o in altre parti. Invece così, in questo caso, deve fare il giro del globo
è veramente una cosa assurda, fatta male proprio, fatta male più che altro, perché se la facevano meglio forse poteva rimanere come che era prima, anche senza questi parcheggi centrali dove che la gente bastava che apriva anche lo sportello e veramente era cose veramente brutte. Bene, cari amici, io sono qua alla fine, devo stare attento, vedete? Ecco, io chiudo qua, no, posso chiudere di là piuttosto, vedete che c'è le macchine, qua stanno lavorando in piena, proprio in piena, faccio un attimo di pausa. Allora, il bello che qua non serve neanche cambiare le segnaletiche, perché qua i colori si sono sbiaditi immediatamente, non c'è neanche più, guardate un po', non c'è neanche più la cosa della pista ciclabile, sono sparite già tutto. E qua chiudiamo il servizio, che finalmente la normalità è tornata come prima, ed è bello perché questo viale era veramente famoso, molto bello, molto importante, molto largo, anche per il commercio, perché tanta gente ormai non veniva neanche più su perché aveva tanta paura. Comunque siamo tornati alla normalità. Chiudo qua il servizio. 12/12/2021 più 9/19/09 e voglio chiudere proprio con le date simboliche scusate il freddo, si torna alla normalità. 14/12/2021. Ecco qua, perfetto. E chiudiamo il servizio.